punto guadagnato o due punti persi? Sicuramente un punto guadagnato. Siamo rammaricati perché a due minuti alla fine eravamo in vantaggio. È peccato perché ci abbiamo creduto, le ragazze hanno dato il massimo e sono state brave e coraggiose a non demordere. Siamo andati in svantaggio, ma poi hanno creduto fino all'ultimo minuto per vincere questa partita. Quindi sicuramente è un punto guadagnato. Quando hanno influito le assenze? Le assenze hanno influito tanto perché con una maggiore rotazione questa partita sicuramente la portavamo a casa senza problemi, però posso dire solo grazie alle ragazze perché hanno, ripeto, hanno dato il massimo. Non posso dirgli, rimproverarli niente perché hanno lottato su tutte le palle. Ci saranno tempi migliori al rientro di Carlucci, al rientro di Alina e si spera nella presa di qualche nuova giocatrice. Altro importante incontro domenica prossima in trasferta con la Salernitana. Sì, la Salernitana è una buona squadra, è una squadra che milita nelle stesse zone nostre in classifica, sarà uno scontro, sicuramente lotteremo anche lì per vincere la partita. La Fuzza di Ripini ha dimostrato di essere una buona squadra. Sì, anche oggi abbiamo fatto una buona prestazione, sono quattro domeniche che comunque non perdiamo, veniamo da tre vittorie consecutive. Siamo una squadra nuova, nel senso che quest'anno è il primo anno che affrontiamo un campionato nazionale. Abbiamo fatto 3-4 innesti, quindi comunque all'inizio c'era un po' da amalgamare questo gruppo. Adesso i risultati piano piano si stanno vedendo, però per quanto riguarda poi il nostro obiettivo finale stiamo molto tranquilli. Come ha visto lei avversaria? A Rio Nero sapevamo di trovare una squadra diversa da quello che la classifica può dire. Sapevamo che aveva già anche fatto il cambio in panchina. Quello che mi aspettavo alla fine si è visto, ovvero una squadra totalmente diversa da quella che abbiamo visto a inizio campionato. A cui faccio i miei complimenti sia al mister che alla squadra e sicuramente non meritano questa classifica. Quali obiettivi nel proseguo del campionato? Noi, come dico sempre alle ragazze, ogni partita ce la giochiamo contro tutte. Poi alla fine, quando vediamo il risultato finale, se la squadra avversaria ha meritato, gli stringiamo la mano. Però, come dico sempre a loro, daremo sempre il massimo e cercando di portare il massimo risultato ogni partita. Una Fuzza in continuo cambiamento e miglioramento. Sì, da quando abbiamo cambiato staff stiamo vedendo tutti quanti davanti agli occhi di tutti proprio un altro Rio Nero, sono altre ragazze e questo dobbiamo dare merito al nuovo staff tecnico a quanto pare. Noi siamo assolutamente contenti e soddisfatti. Adesso quando si vedono queste prestazioni i risultati passano in secondo piano. Oggi potevamo anche perdere, vincere, pareggiare, io che ero lì non mi interessava il risultato perché vedevo le mie ragazze in campo che davano non il 100% ma di più. E quando vedi questo, quando vedi le ragazze uscire dal campo con le lacrime per un gol preso a 50 secondi dalla fine, vuol dire che stiamo lavorando bene, stiamo andando nella giusta direzione. Come ho detto domenica scorsa nel diverso precedente, dobbiamo sempre pensare a lavorare e continuare a fare bene e sul campo dimostrare chi realmente siamo, perché a quanto pare non siamo una squadra da regionale, anzi siamo una squadra con delle ragazze che fanno questa categoria da tanto tempo, delle ragazze brave che danno l'anima per il Rio Nero, per la maglia e per loro. Quindi dobbiamo assolutamente solo ringraziare loro, ringraziare il mister che le ha ridato fiducia e continuare a lavorare. Per domenica prossima si spera il rientro degli infortunati? Per il rientro degli infortunati dobbiamo ancora aspettare un altro po', credo. Alina Ukitu sta finendo di fare un ciclo di TECAR, di terapie. Il capitano la stessa cosa, sta facendo alcune terapie, quindi dobbiamo ancora aspettare un altro po'. Credo che per il girone, la prima del girone di ritorno dovrebbero essere a disposizione delle ragazze. Ma questo, vi ripeto, cioè, vedendo come reagiscono le ragazze che si aiutano in campo, non abbiamo problemi, cioè, non ci ferma più nessun problema, quindi andiamo avanti. Adesso c'è anche il mercato fino al 14 o 15 di dicembre, non mi ricordo. Vediamo se riusciamo a prendere una pedina per aiutare a rinforzare la squadra, altrimenti noi siamo soddisfatti delle atlete che abbiamo e andiamo avanti così.
Ci può anticipare qualche colpo di mercato? No, ancora no, perché sono semplici contatti, quindi è meglio non divulgare falsi nomi. Allora sono semplici contatti che abbiamo avuto con qualche ragazza nei dintorni e vediamo se riusciamo a chiudere, oppure, cioè, ripeto, il mister e noi siamo assolutamente contenti delle atlete che abbiamo a disposizione. Grazie.